Situata all'estremità settentrionale del mare Adriatico, Venezia e la sua laguna formano un centro di attrazione turistica di incomparabile bellezza. Nella laguna, vasto golfo delimitato esternamente da una fila di isole che quasi la trasformano in un calmo lago, si incontrano ancora poche barche su cui anziani pescatori, ormai inadatti a lottare contro le insidie del mare aperto, si ostinano a voler strappare alle acque i mezzi per il loro sostentamento. Ma ormai su quei bassi fondali il pesce è quasi scomparso e la loro fatica è scarsamente remunerata, ma il lavoro li mantiene attivi e con l'orgoglio di non essere un peso per la famiglia. La loro casa è a Chioggia, oggi forse il principale centro per la pesca nell'Adriatico. Da qui giornalmente partono e arrivano decine di pescherecci che assicurano il rifornimento ittico a gran parte dell'Italia settentrionale. Quasi tutta la popolazione, direttamente o indirettamente, vive con i prodotti del mare e nel locale caratteristico mercatino, che si estende lungo la riva di un canale, si può acquistare pesce di tutte le qualità, veramente appena pescato e a dei prezzi irrisori rispetto a quelli delle altre città. A Chioggia, che sorge su di un'isola intersecata da numerosi canali, scavalcati da altrettanti numerosi ponti, la vita si svolge tranquilla e lontana dal fragore delle grandi città. In qualche stradina non è difficile trovare una ragazza intenta a ricamare merletti, secondo l'antica tecnica veneziana che ancora oggi ha in Burano il suo centro più famoso. Più che nei monumenti, l'interesse di questa cittadina risiede nel pittoresco della sua fisionomia. Lo stile architettonico che vi domina ricorda, anche se con forme più modeste, quello della vicina Venezia, a cui fu legata per secoli. E da Venezia ci dirigiamo ora. La prima tappa però la faremo a Lido, cui oggi si può giungere anche con l'auto, utilizzando un frequente e rapido servizio di navi traghetto. Questo è il Palazzo del Cinema, sede del primo e ancora oggi più importante festival internazionale d'arte cinematografica. Ma il Lido è conosciuto nel mondo soprattutto per essere una delle più famose ed eleganti stazioni balneari d'Italia. È un'isola lunga 12 km e larga poche centinaia di metri, che protegge Venezia dal mare libero. Su di essa sono sorti lussuosi alberghi da sempre frequentati da una sceltissima clientela internazionale. La spiaggia, che si estende per tutta la lunghezza dell'isola, è per la qualità della sabbia e per le cure che le sono dedicate una delle più belle d'Italia. È dotata di tutte quelle attrezzature che rendono più piacevoli e divertenti le vacanze al mare. Bambini ed adulti, tutti possono riuscire a trovare ciò che è loro più congeniale. Col vaporetto, l'autobus di Venezia, ci dirigiamo verso la città. Le gondole e la riva degli schiavoni ci danno il primo benvenuto. Il ponte dei sospiri, cosiddetto perché vi passavano i carcerati che dalle celle venivano condotti innanzi agli inquisitori di Stato, collega le antiche prigioni con il palazzo ducale,
dimora del doge e delle più alte magistrature dello Stato ed espressione della potenza e dello splendore dell'antica Repubblica Marinara. Fu eretto fra il XIV e il XV secolo ed è il massimo esempio di architettura gotico-veneziana. Sopra il portico terreno corre un'elegantissima loggia ad archi intrecciati. Sporgente da un angolo, il celebre gruppo dei Mori, in porpido, opera siriaca del IV secolo. Per la fastosa porta della carta su cui spicca il leone di San Marco, si entra nell'interno, di fronte la monumentale scala dei giganti ornata dalle statue di Marte e Nettuno, opera del Sansovino. Nel cortile, dal pavimento intersecato da strisce di marmo, sono sistemate due vere da pozzo, anelli cilindrici in bronzo che venivano posti all'esterno dei pozzi per l'acqua potabile. Sotto i portici, incassata nel muro, la bocca della verità. In essa venivano nascostamente poste le denunce anonime. Dalla piazza, affollata di turisti di ogni razza e paese, si può ammirare il massimo monumento religioso della città, capolavoro dell'architettura romanico-bizantina, la Basilica di San Marco. Le cinque cupole che la sovrastano e gli stupendi mosaici che l'adornano le conferiscono un aspetto orientale. All'interno, la struttura architettonica quasi scompare sotto il fulgore dell'oro dei mosaici che riverbera dalle pareti e dalle volte. I mosaici, opera di artefici veneto-bizantini, furono rifatti in parte su cartoni di Tiziano, Tintoretto, Veronese ed altri. Nella basilica marmi e bronzi sono profusi a piene mani. La struttura è tipicamente bizantina, a croce greca, a tre navate in ogni braccio, divise da colonnati sui quali corrono gallerie, un tempo riservate alle donne. Poderosi arconi sostengono le cupole. Sulla terrazza esterna, che divide in due piani la basilica, i famosi quattro cavalli di rame dorato, opera greca del III-IV secolo a.C., qui portati da Costantinopoli. A nord, la torre dell'orologio. Dalla sua cima si domina la piazza e la retrostante città. La sovrastano le statue dei due Mori che dal 1500 battono le ore. Il campanile, ricostruito 50 anni fa, si adorna alla base di una marmorea loggia del Sansovino. Piazza San Marco è da sempre il centro della vita veneziana e il punto più frequentato dai visitatori della città. Famosi i piccioni che la popolano, i quali, abituati alla presenza dell'uomo, non lo temono, ma anzi, gli si posano in mano per prendere il cibo che viene loro offerto. San Marco si specchia nell'omonimo bacino, di fronte si staglia l'isola di San Giorgio. A destra la barocca chiesa di Santa Maria della Salute, eretta nel XVII secolo in ringraziamento per la fine di una pestilenza. Per ammirare i più bei palazzi di Venezia bisogna prendere il vaporetto che percorre il Canal Grande, la maggiore via d'acqua interna che attraversa la città dividendola in due parti. È lungo 3.800 metri, largo da 30 a 70 ed ha la forma di una S rovesciata. Lo percorrono in ogni senso motoscafi, gondole e battelli di ogni genere.
Il più bel palazzo di Venezia, con quello ducale, è la Ca d'Oro, cosiddetta dalle dorature che ornavano la stupenda facciata protesa sul Canal Grande. Rinascimentale Palazzo Vendramin, ove morì Riccardo Wagner. Ci vorrebbe troppo tempo per descrivere quanto di bello si trova sul Canal Grande. Ritornando, facciamo tappa al ponte di Rialto, il più maestoso e famoso ponte di Venezia, costruito nel 1592 da Antonio da Ponte. È lungo 48 metri, largo 22 e sorregge due file di antiche botteghe poste sotto una doppia serie di arcate. A due passi, Piazza Goldoni, con il monumento al celebre commediografo veneziano. A fianco della grandiosa chiesa di San Giovanni e Paolo, il monumento equestre a Bartolomeo Colleoni, opera di Andrea del Verrocchio. Significativa realizzazione del primo rinascimento veneziano, la scuola di San Marco dall'elegante e ricca facciata marmorea. Ma chi vuole vedere il vero volto di Venezia non può non prendere una gondola e con essa solcare almeno una parte dei suoi canali minori, sorpassati dai caratteristici ponti e per lo più difficilmente percorribili da imbarcazioni di maggiori dimensioni. Ricordiamo che la città sorge a 4 km dalla terraferma, su di un arcipelago di 118 isolette, intersecate da una rete di 150 canali e collegate fra loro da oltre 400 ponti. Fu fondata nel V secolo dalle popolazioni qui rifugiatesi per sfuggire alle invasioni barbariche ed in particolare ad Attila, re degli Unni. Con il passare dei secoli divenne con Genova, sua grande rivale, la più potente e ricca repubblica marinara d'Italia. Successivamente decadde e perse l'indipendenza con Napoleone che la consegnò all'Austria. Si riunì all'Italia a seguito delle vittoriose guerre per l'indipendenza. È sera. Su Piazza San Marco si accendono gli 800 lampadari. Nella notte tra il sabato e la terza domenica di luglio si svolge la festa del Redentore di fronte alla chiesa omonima sul canale della Giudecca. Canti, musiche, cene abbondanti, fuochi d'artificio, barche di ogni forma e dimensione, abbellite ed illuminate con lampioni alla veneziana, la caratterizzano. Per assistervi, tutta Venezia fluisce lungo il canale. Ma la più fastosa festa veneziana è la regata storica lungo il Canal Grande. Imbarcazioni di antica foggia, lussuosamente addobbate e condotte da vogatori in costume, sfilano fra due fitte ali di folla, rievocando i tempi dell'antico splendore.
È uno spettacolo unico che si ripete ogni prima domenica di settembre, incastonandosi perfettamente nel quadro formato dalla più bella ed inimitabile città del mondo.